Qua poi ci siamo qua tornati con Visto di Tutto François 20. Finalmente iniziamo una nuova serie, My Tour con la UAE, con Davide Formolo. Ho creato questo My Tour su misura, su misura di Davide. Insieme a lui ci saranno anche Fabio Aru e Diego Ulissi come italiani su una squadra della UAE che è praticamente tutta italiana tranne per Christophe e David de la Cruz. È un My Tour che adesso io gli illustrerò. Sono 8 tappe, quasi tutte collinari. C'è questa prima che è una tappa pianeggiante sulla carta, ma come vedete non è tutt'altro che piatta, dalle Puy-en-Velay a Romans-sur-Isère, 166 km. Poi si comincia su si riparte subito col botto, una tappa di 200 km da Sisteron a Vence, tappa davvero molto dura questa. Poi Aurillac-Jussac, questa già più semplice, come vedete l'ultimo Gran Premio montagna è molto lontano dal traguardo. Poi Cousin-Champéry, tappa cortissima perché si tratta di 112 km, ma potete vedere quante salite dovranno affrontare i corridori. Poi Chauvigny-Serrancourt-Rez, questa abbiamo affrontato anche nel Tour de France appena concluso. Poi Clermont-Ferrand-Lyon, finale da classica, come vedete, e vedremo se sarà appannaggio dei velocisti. Poi Bourg-en-Bresse-Fontanaise, altra tappa in teoria pianeggiante, come vedete, questa l'avevamo fatta anche col My Tour dell'anno scorso, con un finale davvero atipico, molto carino, 11 km al 3%, quella salita finale davvero che lascia spazio a diverse interpretazioni. Poi purtroppo lo farei 8 tappe, ma mi ha messo riposo in mezzo. Ultima tappa, che è di sicuro la tappa più dura di tutte, ragazzi, sono più di 3500 metri di dislivello, e finale che ricalca quello delle classiche delle Ardenne, in particolare mi sembra Freccia Vallone, no scusate, non mi viene, aspettate, non mi viene il nome, giuro ragazzi, comunque avete capito, 153 km, ma come vedete tantissime salite. Questa sarà sicuramente la tappa regina che andremo a affrontare, come vi ho detto, con Davide Formolo. Adesso non vi taglio qui, vi faccio vedere la squadra prima di iniziare e poi ci rivedremo allo sprint intermedio con Alexander Christophe, visto che sarà lui il nostro velocista. Ho deciso di optare su Christophe perché ho messo come limite 80 e Christophe a 78, mentre c'era Gaviria che aveva 81, quindi non volevo sforare. Ovviamente campione come difficoltà. E adesso vi farò vedere la squadra. Quindi ecco qua la squadra con Davide Formolo come capitano, Diego Ulissi come vice capitano, forse alcune tappe saranno troppo dure per Diego, poi Valerio Conti, Fabio Aru, Marco Marcato, Alexander Christophe e Davide della Cruz. Inutile dirvi che oggi punteremo su Alexander Christophe. Attenzione ai ventagli e noi ci rivediamo allo sprint intermedio. Proverò ad andare in fuga con Davide della Cruz per prendere un po' di punti del Gran Premio da montagna, ai Gran Premio da montagna, e niente, noi ci vediamo allo sprint intermedio. A dopo. 800 metri, scusate per il taglio, ma mi si era tipo frizzato il gioco e purtroppo mi ha fatto ripartire quando eravamo tipo a 1 km dallo sprint. Non abbiamo potuto fare al meglio, quindi abbiamo preso pochi punti, tredicesimi, ma non fa niente perché probabilmente la maglia verde se la prenderà uno scattista più che un velocista, vedendo come poi sono le tappe. Quindi ragazzi, niente, peccato, abbiamo preso solo 3 punti. Noi ragazzi ci vediamo allo sprint, a meno che non succeda qualcosa nella zona dove si potrebbero creare dei ventagli. E niente, a dopo. Ok ragazzi, 4 km al traguardo, siamo davvero molto ben messi con Alexander Christophe. Abbiamo sulla ruota anche Marcato che dovrebbe tirarci la volata, adesso lo mettiamo, tanto è stato ripreso della Cruz ai meno 5, comunque ottima prestazione, non dovremmo andare a vestire la maglia Pua, cioè la maglia blu, perché ho preso il pack giro, però ha preso comunque un bel po' di punti, quindi bene così. Mettiamolo a 110 Marcato, che adesso vediamo se ci tirerà la volata. Ecco che si mette davanti anche Christophe Laporte, che tira la volata penso per Elia Viviani, che lo vedete qua dietro. Ecco la è Marcato, a cui non riusciamo a prendere la ruota. C'è però Patrick Bevin, parte sulla
destra Bauhaus, probabilmente per Sonny Colbrelli. Prendiamo ora ruota Marcato. Prendiamo ora la ruota Marcato, che ci ha trainato abbastanza bene davanti. Adesso chilometro finale, senza Flamme Rouge. E parte Alexander Kristoff, un po' piantato però perché non ha una buona forma. Vediamo se riesce a risalire posizioni e chiude solo undicesimo Alexander Kristoff, abbastanza deludente. Finale che tendeva all'insù. Alexander Kristoff che non è andato come speravo, purtroppo, nonostante fosse messo davvero molto bene. Andiamo a rivedere la volata. L'ultimo chilometro atipico, non c'era la Flamme Rouge, probabilmente si era buggata. Partiamo, ma come vedete non siamo molto efficaci. Chiudiamo solo undicesimi con Alexander Kristoff. Avremo comunque qualche altra occasione per provare a rifarci. Lui è uno che regge comunque anche le salite. La vittoria di tappa credo per Pascal Ackermann. Proprio così, vittoria di tappa e maglia rosa per Pascal Ackermann, che prende anche la maglia Ciplamino. Maglia blu per Jürgen Rulands, che era in fuga con David de la Cruz. E maglia bianca per Seth Ball, che deve essere arrivato secondo o terzo comunque in top 10. Miglior velocista giovane. Lì dietro tutto ok, tutti allo stesso tempo, Trentin su Van Aert, poi Rudy Barbier che è un po' un outsider, Seth Ball, Colbrelli, Nizzolo, Jacobsen, Bonifazio, Viviani e undicesimo Alexander Kristoff, tantissimi velocisti come vedete. Alla fine non sono neanche andati così male, vedendo comunque un parterre che è di tutto rispetto. Quindi ragazzi, vi ringrazio di aver visto anche questo video, lasciate un commento vostro, il mio non mi piace, la vape per questo primo questa prima tappa del My Tour con Formula, è tutto.